Eccomi qua con un nuovo tutorial. Questi sono i giorni che andremo a parlare dei social. Nel video di oggi vi voglio far vedere come possiamo creare un piccolo video che possiamo utilizzare per i nostri social. Andiamo a vedere come creare una freccia che clicca sul nostro nome. Per questo video andiamo a utilizzare Photoshop. Anche se non avete dei programmi per fare video, vi faccio vedere come è semplice realizzarlo. Andiamo ad aprire Photoshop, andiamo a fare un file nuovo e io lo creo in centimetri, lo facciamo intanto 10x10. Qui andiamo a mettere RGB e gli do crea. Ecco qui. Allora, questo è il nostro documento. Andiamo prima di tutto a creare una serie di elementi. Clicchiamo. Andiamo a creare una freccia, o la andiamo a cercare da internet oppure ce la creiamo noi. Andiamo a prendere lo strumento forma personale, andiamo a prendere lo strumento lazzo e andiamo a crearci un triangolo. Andiamo a creare un file nuovo e andiamo a creare un livello nuovo e andiamo a prendere il secchiello. Deselezioniamo. Andiamo nello strumento rettangolo e andiamo a crearci, vedete questo, togliamo la traccia e andiamo a mettere il riempimento. Andiamo a ruotarlo e mettiamolo così. Ok, potete anche spostarla un po'. Ci selezioniamo i due livelli e andiamo a fare unisci livelli e abbiamo unito, vedete, la nostra freccia. Ora andiamo qui nello strumento linea. Prima di creare questa linea andiamo qui a mettere uno spessore più spesso, vediamo com'è, e qui andate a mettere 20, eccolo qua. Creiamo la linea e andiamo a creare, vedete, questo disegno. Andiamo qua, andiamo a mettere questo, duplichiamo e andiamo a metterlo così. Ovviamente rimpiccioliamo, duplichiamo, duplichiamo e andiamo a metterlo qua. Lo ruotiamo e lo mettiamo qua. Duplichiamo, ci spostiamo di qua e lo ruotiamo qua. Questo lo ruotiamo un po' ancora. Lo mettiamo qua e questo lo possiamo anche lasciare così. Ok, adesso ci selezioniamo tutte queste forme e andiamo a mettere unisci livelli e abbiamo, vedete, il click attivo. Ora questo lo mettiamo intanto qua e andiamo a crearci un testo. Quindi io mi prendo lo strumento rettangolo con angoli arrotondati, vado a togliere la traccia e mi vado a mettere un colore. Vado a scrivere qui, prendo la T-testa, scrivo fuori prima, altrimenti mi scrive nella forma, e scrivo grafica e arte. Me lo metto qua, mi vado a scegliere un font, ingrandiamo in questo modo, me lo vado a mettere di colore bianco questo e prendo qui, mi faccio un pallino qua e un pallino qua. Ora mi seleziono i due livelli e mi vado a mettere tutto centrato, vedete? Vado a fare
qui unisci livelli e questo me lo andrò a mettere sotto, me lo vado a mettere qua. Ok, adesso andiamo a togliere questo, dobbiamo semplicemente andare ad attivare finestra timeline. Qui andiamo a fare crea timeline, vedete abbiamo tutte le forme che abbiamo fatto. Quindi cosa facciamo? Andiamo qui, vedete, a cliccare in basso e qui andate a fare posizione. Quindi ci spostiamo questo, vedete, un po' più giù e clicchiamo posizione. Ce lo spostiamo qua, il contatore qui, e ci andiamo a attivare la posizione. Ovviamente lo spostiamo. Andiamo qua e riclicchiamo posizione e andiamo qua. Riclicchiamo qua e lo abbassiamo. Riclicchiamo qua. E lo portiamo qua. Ok, avviciniamoci un attimo questo. Andiamo qua e lo abbassiamo. Riclicchiamo qua e lo portiamo. Guardate, se noi adesso premiamo il play, eccolo qua. Vedete? È tutta questione di modificarlo e cercare di fare un effetto più forte. Allora, questo possiamo anche andare a avvicinare qua. Questo ce li spostiamo tutti, vedete, di qua e continuiamo, vedete, con il posizionamento. Abbassiamo, clicchiamo. Vediamo, premiamo il play. Ed ecco qua, ed ecco qua, vedete che abbiamo fatto. Se voi attivate il bianco, andiamo a fare rendering e qui andate a dargli personale e ovviamente qua lo facciamo 400 x 400, alta qualità e gli diamo rendering. Ed ecco qua, vedete il click. E il video come l'abbiamo preparato. Spero che questo video vi possa essere utile a creare dei vostri link. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti.